XD. Allora, quest'anno vi presento un progetto che è un pochino diverso da quelli che di solito vi faccio vedere. Ocean Bits, un framework per la visualizzazione di ambienti sottomarini, come potete vedere dalla prima slide. Io sono Piero Di Chito, mi conoscete come Fix o Fix Di Chito. Sono un architetto, utilizzo Blender dal 2011 più o meno per viste architettoniche interne ed esterne, visualizzazioni di prodotto, automotive, scansioni 3D, tante cose carine. Automotive, forse avete visto, ne abbiamo parlato tante volte durante le dirette con Alessandro Francesco, non mi dilungo oltre. Sì, Randas. Allora, il progetto che vi presento oggi, in realtà non è un progetto nuovo, è stato inizialmente realizzato nel 2008, credo. C'era lavorato Mike Pan e da Lifeinto, e utilizzava, credo, Blender 2.46, sì, credo, Blender 46, il vecchio game engine. L'obiettivo del nuovo progetto Ocean Bits, tra i vari obiettivi che ha, c'è quello di portare quel vecchio progetto, diciamo, ai tempi più moderni, con nuovi strumenti. Allora, chi lo promuove? ECOPAT International Initiative. ECOPAT è un'organizzazione di ricerca, studia gli ecosistemi, promuovendo strumenti software come il nostro. Giusto per completare le informazioni al contorno, Necton e Marine Plan sono sponsor dell'iniziativa. Obiettivi del progetto nel suo complesso: creare un framework open source per la visualizzazione di ambienti subacquei, creare una libreria di oggetti 3D in ambienti marini, creare questo framework in maniera tale che possa essere, come si può dire, scalabile, può essere scalabile, nel senso che altri utenti possono aggiungere altri oggetti, altri ambienti. Ultimo obiettivo, che sia multipiattaforma, cioè possa girare su vari sistemi. Attualmente noi stiamo utilizzando Unity, Blender 4 e Windows. Giusto per curiosità vi faccio vedere i requisiti finali del sistema richiesto. A lavorarci siamo io, Mike Pran, e Pavel, che è l'esperto di game engine su Unity. Io mi sono occupato in questa parte. Allora, il progetto è ancora un work in progress. In questa fase io mi sono occupato di animazione. Mi hanno chiesto di inventare un sistema che potesse animare gli oggetti, in questo caso i pesci, senza l'utilizzo di armature. Perché? Immaginate queste ambientazioni sottomarine con grossi banchi di pesci, animarli tutti con l'armatura significa pesare molto sul sistema, diventa una scena ingestibile praticamente. Per cui, no armature, il sistema deve essere flessibile, cioè adattabile a qualsiasi tipo di pesce, qualsiasi specie. Non solo, mi hanno detto di includere, se possibile, anche le piante. Lavorando inizialmente su Blender, mi hanno detto che potevo utilizzare i Geometry Nodes a patto di creare qualcosa che fosse facilmente trasferibile in Unity. Siamo partiti da un esempio. Giant Squid Studio, 6 anni fa, ha realizzato un gioco. Loro avevano più o meno gli stessi problemi, cioè non potevano utilizzare le armature perché troppo pesanti da gestire per tutta la scena, e si sono inventati questo sistema di 4 più che animazioni, deformazioni della mesh, che incrociate tutti assieme creavano l'illusione del movimento del pesce. Noi abbiamo utilizzato un sistema più o meno simile. Se volete andarlo a vedere, c'è il QR code in alto. Allora, mockup. Animazione di partenza.
fondamentalmente funzione seno, funzione tempo, qualche altro controllo per diminuire, aumentare la velocità, aumentare l'ampiezza e poco altro. Nodo finale. Ora, chi mi conosce sa che ogni tanto mi faccio prendere la mano, per cui quei quattro nodi sono diventati tutto questo. Cioè tutto questo. Comunque, stringendo, qui c'è la parte che modifica, deforma la mesh, transform geometry e set position. Funzione seno e tempo. Tutto il resto, contorno, più che altro matematica, per gestire la lunghezza d'onda, la frequenza, l'ampiezza. Ah, e abbiamo utilizzato anche il vertex group per limitare il movimento a deformazione della mesh a particolari zone del pesce. In questo caso la coda e la pinna caudale. Vedete il gradiente, questo vuol dire che ci saranno delle zone maggiormente influenzate dalla deformazione e altre meno. Queste parti non saranno influenzate. I vertex group sono tre, perché poi ho combinato un po' le deformazioni. Questo riguarda la punta della pinna caudale, punta della pinna dorsale. Cominciamo con i movimenti. Translation, in realtà non è una vera e propria deformazione della mesh, questa mi serviva semplicemente per centrare meglio, in alcuni casi, la mesh in corrispondenza dell'origine degli assi. Deformazione seno, funzione seno. Entra in gioco il primo vertex group, infatti la deformazione, come vedete, interessa soltanto la parte finale. Poi, da questi controlli, riesco a gestire l'ampiezza, la lunghezza d'onda corta, adesso dovrei cambiare, ecco qua, cambiato il valore, la lunghezza d'onda si allunga. Sì. Allora, vi parlavo prima del vertex group che interessa la punta della pinna caudale. Allora, senza questa animazione extra, cosa succede? La pinna caudale si muove così. Andando a interessare solo le punte, io do l'impressione che la pinna fletta nel fare questo movimento. È un piccolo dettaglio, però aggiunge un pochino all'animazione. Stesso discorso per la punta della pinna dorsale. Traslazione destra-sinistra. Niente. La mesh si muove in maniera rigida destra-sinistra. Con il controller controllo ovviamente l'ampiezza di questo movimento. Ionimation sta per imbarcata. Questa è la mesh, l'asse verticale ruota semplicemente così. La virata piatta dell'aeroplano. Sì. Rolling spine, sempre la mesh, questo è su asse X, torce, come se sto strizzando un panno. C'è l'inerzia.
animazione finale. Magari, visti così, queste deformazioni dicono poco, magari convincono anche meno, credo. Proviamo a rimettere tutti assieme. Qui sto inserendo una alla volta i dati dove servono. Tra poco arriva la deformazione seno. Animazione finale. Non ci sono armature, tutto deformazione attraverso geometri nodosi. Che fosse flessibile e si adattasse ad altre specie. Vediamo. Allora, il pesce mappello, adesso non ricordo di preciso la dimensione, comunque dovrebbe essere 3 metri di lunghezza. Sardina, siamo una decina di centimetri. Stesso modo di prima, ovviamente valori diversi, poi cercavo su internet, su YouTube, di trovare degli esempi per vedere più o meno come si muove e poi adattavo i valori un po' a occhio. Promosso? Tonno, qua siamo di nuovo intorno ai 2 metri, stesso discorso, internet, riferimento, dati inseriti un po' a tentativo. Promosso pure questo? Pesce ancora più grande, se non lo conoscete, pesce luna, sono 4 metri più o meno d'altezza, dalla nuotata anche abbastanza strana. In inglese lo chiamano sunfish perché ogni tanto si stende in orizzontale sulla superficie e prende il sole. Pronto? Allora, i pesci che abbiamo visto finora hanno un movimento più o meno che segue un piano verticale. Delfino piano orizzontale. Rosso? Esce dalla forma strana, ma una specie di anguilla. Qui l'animazione seno ha una lunghezza d'onda più ristretta per dare questo effetto. È senza testa? Ma è un visino, non lo conoscevo come pesce. Come movimento più o meno simile a quello di un'anguilla. Pronto? Sì.
Un pesce dalla forma strana e dalla nuotata ugualmente strana, il nudo è sempre quello. Per il gangster. Promosso? Mi avevano chiesto le piante, funzioneranno? Allora, la pianta ovviamente si muove per effetto della corrente, non c'è chissà che movimento. Però. Spero si muove. Funzionerà col granchio? Non funziona col granchio, sempre con l'armatura. Abbiamo cercato di limitare le frecce, non c'è niente da fare. Armature e ne metteremo poche sull'ambientazione. Però non ci ha fatto vedere il movimento. Granchio. Il nodo che si vedeva all'inizio lo trasferiremo, o meglio, cercheremo di trasferirlo in Unity per poi riportare i valori utilizzati. Ah, ok, vabbè. Direttamente non credo. Ah, ok, quindi una specie di bake farete. Cioè quel sistema di nodi verrà replicato in qualche modo, cioè, verrà riscritto e poi verrà inserito anche dai dati per fare più o meno quello. Premetto che non ho tanta esperienza nell'animazione con le ossa, con le... ma quando si esporta su Unity in FBX che porta... No, non abbiamo ancora provato ad esportare. Comunque credo che i formati di scambio siano sempre quelli, J, FBX. Lo scopriremo a Pescara, ci direi a Pescara. Sì. Probabilmente l'avremo finito. Alessandro, c'è ancora qualche minuto, posso dire un'altra cosa? Assolutamente sì. Poi mi aiuto con l'altro file. Allora, facciamo qualche passo indietro. Conferenza del 2019. Eravamo a Roma? A Roma, sì. Tra le varie cose che ho presentato c'era questa. È stata la prima macchina che ho fatto, il modello è basato sul corso di Chris Flash, Master Car Creation. 2020 era online, credo. Online sì, c'era per le restrizioni Covid. Ho presentato questa, non ne parlo più perché ne parlo in tutte le dirette, non vi scoccio ulteriormente. 2021, un altro progetto personale, non ho mai fatto una presentazione dedicata a questo. Ferrari Monza ST1. Un altro modello che mi piaceva, ho deciso di modellarlo e realizzarlo. Conferenza del 2022 a Bologna. Questo è un lavoro che abbiamo fatto in gruppo con Mike Panic per conto di Andy. Stavamo celebrando la partnership tra Andy e Mercedes, team di Formula 1, partnership commerciale, e allo stesso tempo stavamo testando Radeon Pro Render, il motore di render creato da Andy. Allora, questo è uno scherzo che feci per la conferenza. Se volete, qui sono scaricabili le immagini come sfondo, computer, telefonino, tablet, ci sono vari formati. Qui c'è un video che abbiamo preparato anche per questo progetto. Team di lavoro, Mike Pan, io
e Alex Davis da Andy. E per quel format invece della subacquea è aperto? Sì, però ci stiamo ancora lavorando, non è disponibile. Ma è quello. Aspettando la mezzanotte, Alessandro che mi chiede, adesso un po' meno perché probabilmente è perso la speranza, di un po' meno, no, di fare il corso sul... Non ci scommettere, Ti prendi. Torniamo un attimo alla conferenza di Bologna. A margine, cioè mangiare, ci siamo fatti una chiacchierata con Francesco. Abbiamo detto, io so fare questo, tu sei bravo a spiegarlo, magari diamo le forze. Bravo, un paio di mesi? Un paio di mesi ci stiamo lavorando. Questi spezzoni, wow. Perché mi sono reso conto che Pix mi sta, me ne sono reso conto dopo, che mi sta facendo un grandissimo onore, perché mi dà la possibilità di non più insegnare, di uscire dalle basi, perché ho sempre parlato di basi, e di passare direttamente a insegnare quello che sa fare Pix. Cioè, non so se avete presente la carta stagnola attaccata ai tubi del motore della Ferrari. Ecco. Qui ci sono i granelli polvere, non so se... Cioè, e non so, prima il professore parlava della difficoltà di unire cose magari dritte. E, ecco, qui c'è tutto questo con la pignoleria di Pix. Scusami, Pix per pignoleria intendo una cosa buona, ecco. E per me è un grande onore e soprattutto una grandissima opportunità, perché prima di poterlo insegnare a qualcuno lo devo imparare, quindi è tantissima roba. Questo è un corso ambizioso, sarà, mi viene da dire, un colossal, perché non so dire quante ore di video ci saranno e saranno fatte con il mio metodo, cioè il video sarà fatto con
col mio passo. Passo che alcuni odiano, alcuni amano. Perché? Perché è fatto per poter essere seguito da chiunque, chiunque abbia almeno le basi, però le basi insomma abbiamo visto dove poterle imparare. E, quindi non verrà lasciato indietro nessuno, chiunque potrà seguirlo, fino alla singola vitina, però daremo naturalmente la possibilità a chi è già più bravo di magari andare direttamente al punto senza doversi vedere per forza tutti i singoli passaggi. Poi si utilizzeranno molto i nodi, quindi faremo magari in modo di avere una bella schermata, magari anche stampabile, in cui come riferimento, così mi fermo un attimo qui e riprendo, non devo rivedere tutto, ma ho lo schema di nodi sotto. Insomma, un gran lavoro. Adesso cosa conterrà? Cosa conterrà? Ecco, qui invece vorrei fare parlare a te. Perché... Modellazione. Almeno l'intenzione attuale, attuale, iniziale, quella di partire anche dai pezzi piccoli e semplici per poi andare a elementi magari più complessi. Più complessi. Sembra una scemenza questa cosa, però è un po' fastidioso da fare. Materiali procedurali. Questa in realtà non è modellata. È un pezzo semplice, però un cilindro, che sembra modellato. In questo senso io dico che utilizzeremo i materiali anche in maniera un po' più spericolata. O come per esempio per il freno a disco. Non ci sono texture, tutto procedurale. Texture esterne, voglio dire. Tutte texture procedurali di Blender. Un pochino di Geometry Nodes. Io non sono un esperto di Geometry Nodes, come può essere per esempio Davide Cesca, un altro pianeta. Diciamo che inseriremo il minimo indispensabile per poter fare magari delle parti da 12 perché mai un po' più smart. Qualche dritto sull'illuminazione. Le saldature. Saldature. Il corso sì. Ci sono i cordoni. Avevi presentato un altro saldature. No, io no. Me lo ricordo, l'ho scaricato. Ah, sì. No, ma quelle sono fatte. No, ma è magica. Qua c'è tutto uno studio perché le parti. Me ne sono studiato sulla bicicletta vera, andai a un centro commerciale, stavo vedendo, sta saldatura, no, come l'ho fatta io inizialmente, non va bene, ma la sono ristudiato. La saldatura al cordone, o se c'è di dentro, no. Forse elettrica, no. Non va bene. O se c'è, no, va bene, il cavo. No, il problema che avevo era sul bordo della saldatura, sul bordo della saldatura, che non si legava bene la testa della testa. Messa di coreate surface. Qualche dritto sul compositing, lezioni passo passo, vi dico cosa? Penso che... passo passo, letteralmente. No, ecco, no, una cosa voglio dire. Quando andrete a mettere un nodo, andrete a scegliere, perché qui non si tratta di copiare la vite o il telaio, ma si andrà a fare una scelta, cioè si andrà ad applicare una tecnica, decidere quale topologia applicare, perché fare un loop cut and slide sì, no, un vertice in più, un vertice in meno, perché? Ecco, lo scopo è trasmettere il motivo per cui viene fatta una cosa, ecco, in modo da darvi la possibilità di quella qualità per qualsiasi altro oggetto. Ecco, lo scopo finale è non saper fare una bicicletta, ma saper fare le cose più fatiche, davvero. Qualche dritto sulle preferenze, gli album. Io lavoro con non moltissimi album, però alcuni uso costantemente, per cui daremo qualche consiglio magari. Qualche file di esempio su cui abbiamo lavorato. Attestato? Attestato. Ma in realtà questo essendo un corso specializzato, questo rilascerà un certificato, non è un attestato. Questo è un certificato, verrà rilasciato un certificato. Allora, chi seguirà il corso avrà la possibilità di chiedere di poter sostenere l'esame. Cioè, il corso finisce, poi chi vuole, dice voglio sostenere l'esame.
per avere il certificato da parte dell'associazione sul superamento di questo corso. Non sarà una cosa facile, cioè l'intento non è dire bravo, hai comprato il corso, quindi ti do la pezza di carta, no, bisogna dimostrare di aver imparato queste cose. Sì, questa è una differenza che voglio sottolineare, perché gli attestati vengono rilasciati per i corsi base, i corsi avanzati, cioè quei corsi avanzati che spiegano minuziosamente qualche componente o tool di Blender in generale, d'accordo? Invece tutti quelli che sono corsi, che spiegano tecniche, che spiegano i grandi rami del 3D, che possono essere automotive, oppure architetture, eccetera, 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 quelli rilasciano, essendo corsi specializzati, rilasciano dei certificati, quindi, scusami la precisazione, questo sarà sicuramente un corso certificato. Forse c'è una domanda? Una domanda al volo, è proprio sul corso, ma come modalità pensate che sarà, cioè, on demand, quindi caricate poi tutte le lezioni, uno se lo può seguire con il ritmo che preferisce, oppure sarà qualcosa in live in cui tutto on demand? Registreremo. Okay. Stiamo registrando, sono già un paio di mesi. Okay. Con calma. Ma un viaggio ancora lungo, anche se da due mesi che ci stiamo lavorando ci stiamo rendendo conto che ci vorrà ancora parecchio tempo. Sì, inizialmente abbiamo iniziato la formazione con le dirette, cioè c'era il docente, venivano registrati, quindi chi non poteva seguirle l'avrebbe seguito in un secondo momento, però da quest'anno abbiamo scelto invece di registrare ogni passaggio, quindi le lezioni, così come se si comprasse un corso di quelli impacchettati, d'accordo? Noi li chiamiamo corsi impacchettati. Quindi il docente, il formatore accreditato, prepara questi corsi, tutte queste serie di lezioni pre-confezionate, e poi viene montato il corso vero e proprio. A questo punto, Alessandro? Siete pezzi! Perché mi manda anche per noi, sarei male. Oh, mi somiglia però. Grazie.